como es, cuál sea un set o un walk. Costa un walk. Vale. 4-4-4-4-4-4. Buonasera signorina, sono il dottor Bozzolo, vostro importantissimo cliente da 7 anni, 2 mesi e 4 giorni, per la precisione. Guardi, la sintesi della questione è la seguente, vorrei gentilmente da parte sua un chiarimento in merito alle clausole sotorie, vessatorie, che non l'ho capita bene, ecco, aspetti che mi sono preso un punto, ci ho preso un punto sul quaderno, eccolo qua il punto, e il punto è questo, signorina, che io praticamente non ho chiaro il termine malevare, allora, perché praticamente appunto 5, bis ter quater e ter, sì, quella roba lì, alla quinta riga, signorina, parliamoci chiaro, è così che abbiamo meglio, perché se no lei mi sente, ecco, se mi sente mi deve anche capire, ok? Perché se no qua io ho poco tempo, signorina, perché sono oberato, lei sa cosa vuol dire oberato? Glielo spiego io, praticamente ho un sacco di roba da fare, ecco, se quindi stiamo qui a parlare del più, del meno, della pera, della fava e della noce, io praticamente non guadagno e non la posso pagare, capito signorina? Ok, allora tornando a monte, come si dice a paese mio, gliel'ho mai detto che io vengo dalla... Vabbè, comunque, sì, le stavo dicendo, se mi interrompe sempre, signorina, allora, il mio contratto prevede al quinto rigo questa dicitura, il sottoscritto manleva la società da qualsiasi eventualità dovesse occorrere. Ecco, cosa vuol dire manleva? Perché non lo capisco in italiano. Ecco, io capisco il cinese, il mandarino e anche un poco di russo e giapponese. Sto studiando turco, però io malleva non lo capisco. Me lo può chiarire gentilmente? Ho capito. Signorina, allora non mi sta bene, perché da come capisco solleva la società da ogni responsabilità. Nel mio dizionario si traduce che praticamente se succede qualche problema, qualche casino, alla fine chi ci rimette sono le mie tasche. Siccome le mie tasche non sono come i cavoli d'oro pieni di soldi che nascono come sopra le foglie, sopra i rami, nelle foglie presente, esattamente, io questo contratto lo recedo all'istante proprio. Mi deve gentilmente dire come faccio a recedere all'istante dal contratto, perché questo è un mio diritto. E altrimenti io, signorina, sono un pochettino stronzo, mi dicono gli amici. Praticamente io conosco il numero vostro, me lo sono segnato la scorsa volta, del reclamo, numero reclamo. Chiamo questo numero e dico che è la signorina, codice XYZ 1234567 89, mi ha fornito un servizio telefonico pessimo, di poco scarso, e posso anche dire che non mi ha per niente supportato nella mia richiesta, e praticamente la faccio licenziare, va bene? Se lei non mi recede all'istante, io reclamo su di lei, e qui lo dico e qui lo faccio, signorina, e non mi metta alla prova, perché io di prova ne ho superate già tante. Ok, perfetto. Le posso chiedere una cortesia? Io non ho internet, me lo può gentilmente inviare faxo? Ok, allora il faxo è il seguente: 0039 039
039039. Me lo ripete gentilmente, non vorrei che avesse sbagliato la sequenza che le ho dettato, ok? Sì? Sì? Sì, perfetto. Signorina, allora io la ringrazio molto, attendo il suo faxo, e come arrivi il faxo io praticamente recedo all'istante, giusto? Ho capito. Ecco, gentilmente signorina, se io qualora volessi, dovessi picchiare la testa e volessi rifare nuovamente questo contratto... Sta giù, attila! Scusi, è il mio gatto! Sta giù! Mamma mia, stavo facendo cadere il televisore. Dovessi appunto voler rifare il contratto, come posso fare? Attila, stai giù! Ah, devo chiamare lei e richiedere un nuovo preventivo. E allora signorino, come non detto, siamo a posto così. Salve, saluti, buona serata.